Sono passati 20 anni dall'attentato alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono, 20 anni in cui gli Stati Uniti d'America hanno cambiato atteggiamento col mondo. Forse è meglio parlarne un attimo. La prima cosa che mi sembra doveroso ribadire è che non c'è mai stato alcun complotto per far cadere le Torri Gemelle o per salvare il Pentagono. Le voci girano da anni con assurde teorie metallurgiche di esplosivi piazzati e sono puramente ridicole e non sono certo io, che al massimo sono dotato di usta, come si dice da noi, a dirlo, ma persone del mestiere che nei vari anni hanno dovuto sbufalare tutti gli artisti dei complotti, il cui unico reale scopo è sempre economicamente personale. Mi fermo qui perché sui creatori di bufale l'unica cosa che conta è ignorarli. Una cosa che sta sovraeccitando gli organi di informazione è chiedere a tutti dove erano quando hanno saputo dell'attentato. Ebbene, io non me ne ricordo proprio e sinceramente mi domando perché un'informazione italiana pensi che chiedere questo sia rilevante. Parliamoci chiaro, io so perfettamente cosa stavo facendo quando hanno assassinato per esempio Falcone e Borsellino e lo so perché sono fatti di terrorismo italiani che ci dovrebbero toccare direttamente. Sinceramente, sebbene dispiaccia per ogni singola vittima, l'attentato alle Torri Gemelle non è roba che dovrebbe toccare pesantemente i ricordi di noi italiani, visto anche che abbiamo vissuto una storia di decenni di atti terroristici che sommati sono decisamente ben più gravi di quello che ricorre in questi giorni. Devo elencarne alcuni: Piazza Fontana, Ustica, l'Italicus, per non parlare di Bologna e soprattutto di Falcone e Borsellino, già citati prima. Quindi, bene ricordarlo, ma non facciamone un evento mediatico che ci ammorba per giorni o settimane, visto che non ci appartiene. Evitando di proseguire con la mia vena polemica, è il caso di parlare di cosa sia realmente cambiato dopo questo giorno. A parte che i cittadini degli Stati Uniti si sono resi conto di non essere immuni al terrorismo, cosa ben nota nel nostro continente, in Asia, in Africa e pure nel sud del continente americano, l'unica cosa rilevante quindi è che hanno riversato milioni di dollari alle forze armate per combattere 20 anni per poi fare una ritirata, voluta da Trump, sia chiaro, che non ha portato realmente ad alcun risultato concreto. Per il resto del mondo invece qualcosa è realmente cambiato e riguarda la sicurezza nei voli aerei. Dopo quel giorno viaggiare in aereo è diventato una vera sfida d'ostacoli per il viaggiatore. Sia chiaro che è meglio così, la sicurezza prima di tutto, soprattutto se si è seduti a 10.000 metri sorretti da un differenziale di pressione. Però è snervante dover passare i diversi step di controllo, almeno per me che per lavoro e diletto viaggiavo spesso per continenti. Questi 20 anni di lotta al terrorismo degli Stati Uniti d'America, che in certi paesi come Iraq e Afghanistan è diventata una vera e propria guerra asimmetrica, ha lasciato forse il segno peggiore per gli Stati Uniti, quello di aver mostrato debolezza e quindi il fianco a forze di paesi autoritari emergenti, vedasi Russia e Cina, che hanno passato invece gli ultimi 20 anni a rafforzarsi, il primo politicamente e militarmente e il secondo economicamente e di disponibilità di risorse. Per noi europei ha fatto capire che non dobbiamo e non possiamo più contare sulla protezione militare degli Stati Uniti e dobbiamo, ma già dovevamo farlo anni fa, iniziare a cambiare da soli come Europa e perseguire i nostri interessi. Sinceramente non penso che faremo tesoro di questa possibilità e vedremo se ne pagheremo o meno le conseguenze. La risposta degli Stati Uniti al terrorismo delle Torri Gemelle è quindi stata fargli la guerra. Una risposta che dopo 20 anni si capisce essere stata inutile perché va a colpire solo una parte del problema. Il terrorismo nasce dall'insoddisfazione, povertà e plagio mentale, anche religioso. Su queste cose bisognava agire spingendo per creare una vera economia in quei paesi, combattendo la corruzione, dando istruzione e soprattutto, e sembra assurdo, coinvolgendo le stesse frange degli estremisti ad un governo di unità del paese.
facendoli scendere magari a compromessi lentamente, magari sarebbe andata diversamente. Ma questa è fantageopolitica, ma quello che è certo è che la sola forza brutta non è servita. Voglio fermarmi a parlare anche delle altre vittime dell'11 settembre e della guerra al terrorismo. Le vere vittime ovviamente sono i morti dei tre attentati di quel giorno, che vanno ricordate e commemorate, ma le altre meno ovvie, derivate dalle conseguenze di quegli attentati, sono sicuramente di più e meno note. Tutti i civili coinvolti nelle guerre nel Medio Oriente e soprattutto le donne a cui noi occidentali abbiamo dato una speranza, ma che alla fine abbiamo abbandonato nelle mani dei talebani, che non sono proprio noti per dare spazio alla donna nella società. Per concludere questo video di sfogo personale, probabilmente ideologico, va detto che quella degli Stati Uniti è stata la vendetta più costosa della storia. Spero che abbiate apprezzato comunque anche questo mio video diverso dal solito. Lasciate un mi piace e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Soprattutto in un video come questo pretendo che commentiate, magari anche dicendomi che sbaglio a vederla in questo modo. Io intanto vado a preparare gli altri video e magari anche qualche cambiamento più importante che sicuramente noterete a breve. Ora però ci si vede al prossimo video, cari MTIers. Ciao!